Questa è la Roma che finalmente torna live, lo abbiamo ascoltato alle 15 di oggi pomeriggio con La Storia Siamo Noi, insieme all'amico Massimo, sto parlando di Virgilio, a cui diamo la più cordiale buona serata. Ciao Virgilio! Ciao a te e a tutti i tuoi radio web ascoltatori. Come va Virgilio, come stai? Ah, a parte i raffreddori, ma la stagione è questa. Eh sì, anche perché non avendo più un inverno classico, cioè abbiamo una volta il caldo umido, una volta il freddo No, e siamo esseri umani. Troppi troppi sbalzi. sbalzi, è vero. Purtroppo l'umidità africana ormai ci ha preso di punta e se non cambia l'asse terrestre, purtroppo ne dobbiamo subire anche queste conseguenze. Veniamo a noi. Allora, ieri sera, che idea ti sei fatto della partita contro il Servette? Allora, sono passato un po' di ore, ieri sera tutti arrabbiati. Però diciamo che come attenuante, cerchiamo qualche attenuante prima. Sì. Attenuante innanzitutto il terreno di gioco, perché la Roma è stata molto penalizzata perché non si può giocare a pallone su certi campi. Poi questo poi non ha comunque aiutato quei paio di giocatori che rientravano, anzi tre, da infortuni vari perché sicuramente non l'ha aiutati. Fammi pensare a qualcos'altro, sì, due o tre occasioni clamorose davanti alla porta, che lì devi fare gol e basta, e poi basta, però nell'insieme la Roma, ma sono partite quelle che la Roma deve vincere, perché giocare la Roma non era complicato. No, L'anno scorso era molto più difficile e la Roma comunque alla fine riusciva a arrivare prima. Quest'anno era meno complicato il girone, vedo che la Roma ha faticato e questo non va bene. oh, però c'è ancora una piccolissima possibilità. No, No, non ci sono nessuna speranza perché poi devi fare 7, 8, 9 gol. No? Cioè tu vabbè. devi sperare che quelli perdano una partita che secondo me non perderanno mai. Assolutamente, no, no, Eppure sono. se pareggiano, noi vinciamo. E noi dovremmo fare 7, 8, 6, 9 gol, non so quanti. E non mi pare la Roma una squadra che può fare tutti quei gol. Poi in casa è diverso, devo dire che c'è una Roma che gioca tra le mura amiche con grande tifo della curva, che è una squadra. La Roma lontana, lontana, anche se ho sempre i legionari presenti, sai, conto sono 1000, 2000, 3000, e un conto su 60.000, fa fatica. Perché la Roma quest'anno fuori casa c'ha uno score proprio impressionante, una cosa brutta. Ma questo da che cosa può dipendere? Dalla scarsità di qualità di certi giocatori, oppure c'è qualcos'altro? Oppure è questa la Roma, come dice il nostro titolo, è questa la Roma, bisogna accontentarsi di questo. Ma scusa, io ho sempre detto da inizio del campionato che questa è una buona squadra, ma non è una grande squadra. Perché la Roma ha dei limiti in certi ruoli, non parlo di tutti, ma in certe zone del campo la Roma, secondo me, non è all'altezza di altre grandi squadre. Quindi la Roma è una buona squadra che in campionato, soprattutto in un campionato come questo, che lo vedo molto alterno, perché ci sono squadre che sulla carta dovrebbero vincerle tutte, invece vedo che fanno fatica, quindi la Roma può benissimo con questa rosa che ha, che è una buona rosa, non una grande, lottare per arrivare in Champions. In Europa lo trovo molto più complicato perché ci sono squadre fortissime, molto più attrezzate, non quelle di ieri sera. Parlo in generale, sono più Anche perché attrezzate della Roma. adesso, caro Virgilio, cioè se le cose andassero come andranno, cioè al secondo posto, ci tocca una ripescata dalla Coppa dei Campioni, o mi sbaglio? Sì, ma già ci sono due o tre squadre, già attualmente ci sono tre squadre che secondo me come livello sono superiori a noi. Però sai, partita secca, uno dice sai, partita secca, può succedere di tutto. Però obiettivamente la Roma non sta attrezzata come altri grandi club. L'anno scorso la Roma, beh, senti che te dico, l'anno scorso la Roma, diciamo come rosa, compresa la panchina, no? Era forse meno forte, però l'anno scorso la Roma come prima squadra, era più forte di quella dell'anno scorso, perché se levi Lukaku, cioè l'anno scorso se la Roma avesse avuto Lukaku avrebbe sicuramente fatto altri risultati, però la Roma dell'anno scorso c'aveva Smalling fisso, c'aveva Matic che è un giocatore che la Roma purtroppo non è riuscita a sostituire, il Giuda, io lo chiamo Giuda.
E quindi la Roma non c'ha attualmente sia in difesa che a centrocampo quei due giocatori che secondo me potevano fare la differenza. Perché Certo. Sanchez per un motivo, Paredes per un altro motivo, e poi vedi lo stesso Cristante che secondo me è un giocatore incredibile, ma tutto il centrocampo della Roma sta tra i piedi di Cristante e Bove, e mi sembra poco. Però Bovens. Awar è una delusione. Noi ci eravamo illusi all'inizio del campionato, dopo quelle due o tre partite, no? Dico, eravamo tutti felici, te lo ricordi, no? Come no? Poi mettici che Aguar veniva comunque da campionati precedenti, in cui aveva sempre fatto ottimi campionati, era un giocatore molto importante. E io non so che gli è successo dalla terza alla quarta del campionato in poi, perché non rivedo più quel giocatore. E quindi la Roma ha centrocampo, secondo me. C'ha due giocatori molto affidabili, che sono Cristante e Bove. Ma il resto no. Il resto è buio praticamente. Ma Buio non lo so, ma Paredes non è Matic come importanza, come personalità, come esperienza, come acceleratore di gioco, come filtro davanti alla difesa. E Non poi è, non, non è lui. a me sembra, posso anche sbagliarmi, che sia meno valido rispetto al primo Paredes che giocava con la Roma. Ma pure quel Paredes là non è che poi giocava titolare tutte le partite, ma No, col assolutamente, centrocampo. però No, era in sì, ma te lo esplosione. ricordi? Ma te lo ricordi che centrocampo aveva a Roma? C'era Ma cioè, un centrocampo come dei fenomeni. Ecco, tutto questo non abbiamo vinto niente, un altro rammarico di più. Ma quello era il centrocampo con De Rossi, con Strootman, con Nainggolan, con Keita, con Pjanic. no? Stiamo a parlare di giocatori di livello superiore, no? Però Matic non ha le caratteristiche di. Scusa, Paredes non ha le caratteristiche di Matic. A proposito di Matic, però se uno non va più d'accordo con nessun altro, forse è stato meglio per tutti che il giocatore se ne sia andato. Io non sto discutendo il fatto che se n'è andato. Io discuto il fatto che lui ha fatto una cattiveria alla Roma gratuita a Sì. pochi giorni dalla chiusura del mercato. La Roma non è stata all'altezza, non è stata capace o non ci ha avuto la possibilità di trovare un giocatore con quelle caratteristiche. Perché Certo. Paredes è un buon giocatore, ma lo vedo più uno che va di qua, va di là, ma non è quello che accentra il gioco. Ha visto quante volte la Roma è costretta a portare il gioco con i suoi difensori? Tic tac toc, prima passa di fianco e poi passa. Cioè lì ci vuole un giocatore che davanti alla difesa prende il pallone e comincia lui a creare il gioco. La Ci Roma non vorrebbe ce un l'ha. Sì, secondo Daniele De Rossi che non abbiamo più. E questo è il punto. vabbè, De Rossi, vabbè, purtroppo non ci sta più. Però un giocatore che aveva più le caratteristiche tematiche. Paredes c'ha altre caratteristiche. Sì, Paredes Poi ha altre le ripeto, poi. caratteristiche che momentaneamente rendono di meno rispetto a quello che ci garantiva Matic con la sua esperienza. Ma il filtro al centrocampo è determinante. L'anno scorso la Roma è stata una delle difese migliori, anche perché davanti alla difesa c'erano quei due giocatori che comunque facevano molto d'argine, che erano Cristante e Matic. Quest'anno la Roma c'è rimasta solo con Cristante. Poi la Roma c'ha qualche problema sugli esterni, caro Maga, ma io te l'ho sempre detto. Sì, Non è è che io vero. mi nasco io tanto a Roma ho tifato la Roma di Sperotto, di Musiello, di Chinellato, di Muglia, pensa se tifo a Roma. Non Beh, è quello il all'epoca mia discorso. c'erano Ginulfi, Scaratti, Petrelli, salvò Robert Appunto, Santarini, appunto. ecco. Cioè, Non è quello. E io adesso stiamo facendo una disquisizione per tutti quelli che pensano che la Roma potrebbe vincere l'Europa League, la Roma può fare. La Roma il campionato se la può giocare con altre squadre. In Europa è più difficile. Non è un'impresa assurda e Ma impossibile, non è però. la partita di ieri sera che mi fa pensare questo, eh. Beh, vabbè. Virgilio, scusa, la spontaneità, però tu sai che stai a un passo dalla qualificazione, puoi prendere il primo posto e non riesci a battere una squadra modesta come il Ma sono Servette. d'accordo con te, ma quello può succedere, non è quello il problema. Molte squadre sulla carta poi magari balbettano o perdono. Non è la partita di ieri sera. È che analizzando un po' tutto, e poi io capisco che la Roma sicuramente passa il turno, giocherà due partite di più, pazienza. Ma non mi pare attrezzata come squadra, come rosa, per vincere l'Europa League, se penso a tutti gli squadroni che ci sono.
in Europa League, che è diventata la nostra Europa, Champions League, Sì, alla dell'Europa fin League. fine sono, diciamo, Tu sulla adesso stessa strada. vedrai che quando finiranno i gironi con l'ultima partita, no? E quando vedrai le squadre che sono retrocesse, diciamo così, per l'ultimo anno, per fortuna, perché mo cambia il regolamento, quando arrivi terza e tu non giochi più le coppe, ne giochi proprio le coppe, no? Che mo i terzi vanno a fare l'Europa League, tutti questi magheggi, vabbè, lasciamo stare. Tu vedrai che alla fine l'Europa League è come la Champions. Sì, alla fin fine sarà così. E quindi la Roma, per carità, poi nella vita, sai, la speranza è una cosa bellissima. Però l'anno scorso già la Roma, ti ripeto, era una squadra diversa, anche se gli mancava Lukaku. Sì, con Lukaku in più sarebbe stata ancora forse più forte. Certamente sì. Anche perché pure Costa. ieri sera ci ha deliziato con un bel gol, insomma, Ma a parte il gol, Luca è un giocatore, cioè a Roma c'ha 4, 5 giocatori che stanno sopra la media. Purtroppo, però stiamo parlando di 5-6 giocatori, famo 6 perché Bove, per come si impegna, per come lotta, per come si sacrifica, per come rischia, è un giocatore che secondo me ha personalità, ancora deve maturare, per carità, Vero. però se l'ha la personalità, ma 5-6 giocatori con una rosa dei 27, 28, quanti sono pochi. E sono pochini, sì. E poi Poi se ne mancano un soprattutto paio, ce poi se l'abbiamo ne tutti mancano. dalla tre quarti all'attacco. In Beh, difesa c'è qualche Smalling crack di non troppo, insomma, c'è. Smalling è uno di quelli di cui io parlo, ma manca Smalling, non c'è Smalling. Smalling, poi bisognerà vedere il suo percorso futuro, quale potrebbe Non essere e lo quali so, lo sono. sanno soltanto loro, lo so io. L'unica cosa certa è che quel tendine deve essere curato, perché se Smalling torna in condizioni non buone e se lo lesiona di nuovo, Smalling ha finito di giocare a pallone non con la Roma, con tutte le squadre. Quindi Lo è so, chiaro che strano. la situazione medica, se corrisponde a quello che hanno scritto a verità, deve essere salvaguardata in primis. L'unica cosa è che tutte le tegole cadono qui a Roma. Perché quello si fa male. Renato Sanchez, che è uno dei pochi che gioca a testa alta e ci avrebbe una percussione centrale da paura, gioca una partita, poi si ferma. Perché sembrerebbe che Ma la la sua. Roma quando l'ha preso lo sapeva, se no non cioè, un giocatore pagato 70 milioni di sterline anni fa, non mi ricordo quando, no? A certe condizioni, se non c'erano delle problematiche sul recupero, non sarebbe mai venuto a Roma a quelle condizioni in prestito. No, Quello è un assolutamente. giocatore che quando è stato preso era un giocatore che faceva la differenza. Purtroppo vedo che con difficoltà non supera questa negatività dei dolori che c'ha. Sì, è questo il punto, perché se no, ripeto, Renato Sanchez gioca a testa alta, dice, ma che significa giocare a testa alta? Avere un doppio vantaggio sugli avversari, perché Ma tu no, i ma piedi già. li muovi in automatico, non devi guardare il pallone, sai benissimo. Ma se sta bene uno fa la differenza, ma che stiamo facendo? L'unica nota positiva, tra virgolette, della partita di ieri sera, Sì, qual è? È questa resurrezione, così mi hanno detto, hanno usato questo vocabolo, di Svidara, che era considerato un mezzo bidone, chiedo scusa del No, termine. mezzo bidone non l'ha detto mai nessuno. No, mezzo bidone nel senso che era il portiere di riserva che stava lì tanto per giocare qualche partita di secondaria importanza. Invece Svidar piano piano sta prendendo una maggiore acquisizione del suo ruolo. Evidentemente è uno che assimila molto gli insegnamenti dei preparatori, dei portieri della Roma. A me mi risulta che sono molto bravi. Sì, è vero, ma invece Rui Patricio, quando tante volte è lento di riflessi, è l'età oppure. È l'età. Quindi sta facendo praticamente un percorso similare a quello di Handanovic, che all'ultimo era molto lento. Sicuramente sì, è molto lento di pensiero. Cioè, delle rare eccezioni poi ci sono pure a 35, Ma no, di 34. pensiero che non si butta, non si lancia sui piedi. No, no, il pensiero quando c'ha la palla in mano, tra i piedi nel riproporre l'azione. Lui è un po' lento e poi non esce. E questo è il punto, ma. Allora, se lui ci avesse tre prerogative che ci ha sviato, sarebbe un portiere fantastico, lui Patrizio. È vero, ma Invece lui Patrizio è molto molto bravo tra i pali, molto bravo, no? E sì, su basta, quello e non basta. si batte Ma assolutamente. ba e basta, e basta. Ma Svidar potrebbe diventare il nuovo titolare della Roma, non dico. Bisogna vedere quali ulteriori miglioramenti farà da qui alla fine del campionato, e bisognerà vedere le ambizioni della Roma,
campionato 23-24. No, e poi bisognerà. Scusa, no, 24-25. Esatto, no, e passano gli anni purtroppo. E poi Purtroppo. bisognerà vedere se la Roma veramente acquisterà De Gea, questo portiere che tutti dicono molto bravo, che è rimasto poi senza contratto. No, 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 tutti dicono, è bravo. Lui ci ha avuto problematiche all'interno di quel club con l'allenatore, con la società, perché hanno preso un altro portiere, bravissimo anche lui, e non gli andava di fare. Il dodicesimo Ma praticamente. no, di essere messo in discussione perché è un portiere di grande esperienza, un grande portiere di che è, ma magari viene alla Roma. È vero. Credi in una rinascita di Spinazzola, cioè di rivedere lo No, Spinazzola migliore che avevamo no, notato nella Roma e nella nazionale? no, Perché? perché non recupererà più come prima. Ne ha avuto di tempo per recuperare, Roberto. Dice che ormai Fa fatica. Spinazzola è quello che vediamo, cioè un buon Sì, giocatore, ma non è un più buon quello. giocatore, ma non è quello lì che ci ricordiamo noi. Allora, alla Roma praticamente manca un tassello a centrocampo e un tassello centrale in La difesa. Roma c'ha tre buchi, a parte Smalling, se ci fossero Smalling e Kumbulla effettivi, la Roma anche in difesa non la vedo male, no? Al centrocampo comunque alla fine non sei il miglior centrocampo d'Italia e d'Europa, però te la giochi. In attacco la Roma secondo me è forte, no? I punti, diciamo, virgolette, deboli, oppure che non ti fanno fare la differenza, sono proprio il quarto e il quinto, i famosi bracci, che quando giochi a tre, I laterali devono essere forti, chiaro. il quarto e il quinto devono essere giocatori sopra la media. Sì, perché se no non puoi sviluppare la trama di gioco. La Roma non c'ha questi giocatori, c'ha buoni giocatori, ma non stanno sopra la media. Quindi per fare il salto di qualità, diventa complicato. Poi ti ripeto, a noi ci manca un giocatore con le caratteristiche di Giuda, perché Paredes e lo stesso Sanchez e Aouar hanno altre caratteristiche. Oh, e l'attaccante iraniano invece come ti sembra? Come ti pare? A me, secondo me è un buonissimo rincalzo. Rincalzo però. No, rincalzo, beh, Lukaku è il Sì, per titolare. carità. Però Allora io. parliamoci chiaro, per me è più forte di Belotti, così ci capiamo al volo. Ah, ecco, lo giudichi più forte di Belotti. Sì. E poi ai lati El Shaarawy, magari No, ma per le. guarda che davanti la Roma, tra Shaarawy, tra Osimhen, tra Belotti, tra Dybala, tra Lukaku, non sta male. Sta Tutti questi piazzata punti. bene lì, sì, è Io, vero. se ci fosse Smalling, neanche in difesa, Smalling e Kumbulla, neanche lì starebbe male. Se devo trovare proprio le pecche, le trovo nel quarto e nel Cioè quinto, sui laterali esterno, destro e sinistro, ma chiaramente. proprio per avere la perfezione ci vorrebbe un altro Giuda, ma purtroppo a Roma c'è altri centrocampisti bravi, ma non sono con delle caratteristiche di Giuda. Però dove trovo gli anelli deboli sono il quarto e il quinto. Quelli sono proprio le carenze che nascono, cioè che si vedono molto più facilmente. Contro il Sassuolo, che partita sarà? In Ah, non lo so. che Che senso, partita scusa? No, sarà? Non lo so che partita. Sarà una anche partita perché che. il Sassuolo ci ha abituato a partite fenomenali e a partite fallimentari. Sarà una partita che la Roma deve giocare solo per Per vincere e basta. vincere, chiaramente. La Roma queste tre partite deve fare il massimo dei punti perché poi ci aspettano partite molto complicate. Quindi la Roma tra le ceramiche, i violesi e poi le spie, come le chiamo io, quelli emiliani, deve fare il massimo dei punti. Ma Perché adesso l'obiettivo della Roma è il quarto posto, non c'è. Perché l'obiettivo della Roma primario non è vincere l'Europa League, ma secondo me lo sa anche Mourinho, per tanti motivi. Il primario per la Roma è tornare in Europa lì in Champions League perché ci sono altri introiti, è altri certo, c'è incassi. tutta un'altra situazione che aiuterebbe di È molto. certo, cambia tutto la prospettiva del futuro della Roma. È vero, ma poi dopo queste tre partite dove si dovrebbe fare il massimo di tutto, dici comincia un ciclo proibitivo sulla carta però. Mi pare che sulla carta a Roma so da quanto è che non vince una partita fuori casa, poi lasciamo stare. Apposta. E poi Sulla carta sono tutte proibitive. sì, poi la partita deve essere sempre giocata sul campo, Certo. sia che giochi col Poggi Bonzi, sia che giochi col Real La Roma Madrid. purtroppo paga a livello di classifica le prime due partite di campionato. Leviamo quella con Mediolanum perché poi diventava. La Roma le prime due partite, forse te lo ricorderai anche tu, no? Sì. Allora, alla Roma hanno tirato 5 volte in porta, guarda che storia, 5 volte in porta hanno fatto 4 gol.
La Roma in due partite ha tirato in porta 47 volte. Due partite, la Roma ha tirato in porta 47 volte. È riuscito a prendere tre pali, due traverse e a fare un gol o due. Adesso non mi ricordo quanti. Questa alla Roma gli mancano i 5 punti delle prime due partite. Quelli là. La Roma è partita con l'handicap. Tre partite, un punto. Tre partite, un punto. Però speriamo di recuperarlo adesso pure con il girone di Tant'è vero che ritorno, no? dopo la quarta partita, se tu conti dalla quarta partita in poi, la Roma in classifica sarebbe terza. Sì, vero. Alcune persone mi hanno scritto durante il discorso di questa è la Roma che andava poi in parallelo a un certo punto con la storia Siamo noi, che per assurdo forse che andiamo a fare un doppio spareggio per superare il girone di Coppa UEFA è meglio così i giocatori sono più concentrati. Secondo E te manca sta concentrazione ma durante no, ma no, ma no, ma non è la concentrazione. Allora abbiamo parlato mezz'ora fa. No, no, Ma no, e sono domande che arrivano, io te le rigiro la chiaramente. Roma non è che è concentrata, non si impegna perché li vedono e poi alla fine menano poi. La Roma ha delle carenze a livello tecnico. Ha dei giocatori che secondo noi, per le nostre aspettative, dovrebbero rendere di più, no? Sì. Forse qualche giocatore l'abbiamo pure sopravvalutato. No? E quindi la Roma quando poi trova difficoltà, come nel terreno del gioco, sottogrado e tante altre cose, la Roma va in difficoltà. La Roma non c'ha tantissimi giocatori di grande personalità, che non avere giocatori di grande personalità non vuol dire che non si impegnano, vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che più di quello non riescono a fare. Evidentemente sì, perché ti ripeto, perché manca Smalling, ma ci metto Smalling. Vabbè, c'è sempre Llorente però, o Non ho no? mai capito, io parlo di grande personalità di giocatori che in campo lo vedi che se lo vanno a cercare il pallone, dammelo a me che ci penso io. Mi segui? Sì, Smalling ha anche una Invece grande personalità, è vero. la Roma, come Smalling l'anno scorso c'era Giuda, poi comunque ci stanno Pellegrini che la personalità ce l'ha, Cristante la personalità ce l'ha, lo stesso Bove anche se giovane la personalità ce l'ha. Dybala e Lukaku la personalità ce l'hanno e là te fermi. Sono pochi. Sono Sono troppo pochi, è vero. 26-25 giocatori. Quanti giocatori ha Rosa da Roma? Neanche lo so. Mi pare, se non vado errato, 25 validi effettivi. Siamo a parlare di 6 giocatori. Da Smalling a Beh, Lukaku. Sono 6 son po' giocatori che hanno. tantini, eh. Sulla Oh, carta però, pure. Dimmi. nonostante tutto questo, abbiamo un signor allenatore che per il momento ci ha piazzato al quinto posto, cioè è riuscito ad No, amalgamare con guarda che quello qui che. parlo di. No, qui l'allenatore proprio non è messo in discussione. Io Sì. manco ne voglio parlare di Mourinho. Se ci deve essere una certezza per la Roma di oggi, di domani e di dopodomani, è solo che Mourinho. Sì, è vero. Io questi discorsi li faccio a prescindere da Mourinho. Mourinho è altro che personalità, Mourinho. Anche Ma sta perché sta facendo. dimostrando il suo valore avendo questo tipo di risorse umane, perché se tu hai tutti i campioni stellari è facile allenare. No, non è allenare, farà pure è gestirli che è È difficile. certo. Però ci vuole la grande personalità per gestirci. E Non Mourinho ce l'ha queste qualità. appunto, non è da tutti perché ci sono allenatori che hanno allenato grandi club, e non hanno vinto niente a livello europeo. E È quindi vero. non vuol dire avere la grande squadra, perché è bello giocare con i fenomeni, grazie, pure io. Però guarda il Paris Saint-Germain, che ha vinto quei fenomeni? Il Niente. campionato francese. Sì, il campionato francese magari li vince a ripetizione. La Coppa di Francia. Ma lì si ferma. Lì si è Appunto, fermata con poi, tutti i no? milioni, con tutti i miei, ma non parliamo del Chelsea che non so quante centinaia di milioni ha speso in 3 anni di sterline. Non voglio, per i grandi giocatori ci vogliono i grandi allenatori. È vero, è vero. Virgilio, allora, Grazie a te. io ti ringrazio di essere intervenuto. Ti dico che anche i dati della storia siamo noi, che adesso gira, tu nomini i canali ufficiali giustamente quando apri la trasmissione, ma io ti dico che ci sono tanti altri canali paralleli che ripetono la trasmissione. E l'ultimo, guarda tante volte l'ironia della sorte, Artisti Nostri Amici, che è un movimento radiofonico, culturale e teatrale di Palermo, tutte le volte che noi inseriamo la storia Siamo Noi, loro entrano in simultanea
e mandano in onda in diretta proprio la storia Siamo Noi. Allora saluto tutta la terra di Sicilia. Esatto, nonostante che hanno precisato che non sono romanisti, questo Ma non fa niente, l'hanno precisato figurati. subito, però hanno detto che il tuo Anche modo. se ti dico che a Palermo Tanti ci sono club della molti. Roma, è vero? No, no, a parte no, ma poi abbiamo con un gruppo, soprattutto noi di Curva, il mio gruppo ha buonissimi rapporti, quindi col Palermo ci abbiamo buoni rapporti. Oh, e mi ha detto il direttore di questo gruppo che il tuo modo di fare radio e di presentare, in questo caso la Roma, ma dice anche se avessi altri argomenti, arriva direttamente nella testa delle persone. Quindi questo detto da uno non addetto ai lavori calcistici, in questo caso secondo me vale pure doppio. Sono contento di ciò. Ecco, l'importante è sempre proseguire e andare avanti e rifarsi poi di tutte quelle negatività passate che uno ha dovuto subire per Non colpa c'è. di certi cialtroni. Questo l'ho detto io, stavolta, perché Cialtroni e maiali. è vero, è vero, è vero. Purtroppo è vero, fa parte della vita non solo radiofonica ma anche umana. Io ti mando un grande abbraccio, mi saluti in particolare Bruno, anche la tua gentilissima signora, e noi ci risentiamo prossimamente. Anche se poi tutta la settimana tu non manchi più ormai, perché la storia Siamo Noi, come parte su L Radio di Azzoluzzi, parte pure su RDA Radio 1 e parte su tante altre stazioni, e questo vuol dire che la trasmissione è amata, ma soprattutto è amato colui che l'ha costruita pezzetto dopo pezzetto, gradino dopo gradino, scalino dopo scalino. Quindi questo ti rende Ringrazio. veramente onore alla faccia di chi giudicava te, me e tanti altri. Vabbè, lasciamo stare, però è una rivalsa molto molto bella, soprattutto una rivalsa morale, perché non ci prendiamo una lira da tutto questo, però significa che siamo presenti, testimoniamo la Roma, l'attualità e tante altre situazioni. Grazie Virgilio per essere intervenuto. Grazie a te per lo spazio che mi dai, un abbraccio a te e a tutta la tua staff e la tua famiglia. Grazie, altrettanto alla tua. Ciao Ciao. Virgilio, grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.